Bene, procediamo allora con l'appello. Lascio la parola alla dottoressa Rivetto. Pasquale. Presente. Giuliano. Scusi, sindaco. È che mi hanno messo sempre più mal quel nome. Lovera Rubio. Piccolo Raffaella. Ventura Calogero. Siani Michele. Zoffran Chiara. Garello Mario. Suppo Giulia. Perone Giovanni. Del Pero Cristina. Raduano Mara. Assente. Gamba Claudio. Polastri Stefano. Malano Patrizia. Niente Massimiliano. Ferrero Roberta. Assente. Colucci Francesco. Assente. Grazie dottoressa. Buonasera a tutti, di nuovo benvenuti. Sono le ore 22.05. Dichiaro aperta la seduta di questo consiglio e per cui proseguiamo con l'ordine del giorno. L'ordine del giorno punto numero 2 prevede la verifica finanziaria finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al contestuale assestamento e stato di attuazione dei programmi, modifica al DUP, piano triennale delle opere pubbliche. Lascio la parola all'assessore Ranieri. Buonasera a tutti, passo alla presentazione della verifica finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e contestuale assestamento. Sulla base dei dati di bilancio e dei fatti gestionali programmati viene evidenziato quanto segue: che permangono gli equilibri generali di bilancio, che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018, che la gestione di cassa rispetta però le condizioni di equilibrio, che il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato adeguato in considerazione delle iscrizioni in bilancio e di entrate derivanti da sanzioni del codice della strada messo a ruolo, che non si ravvisa la necessità di eventualmente di difficile commento da contenzioso, che non sono stati segnalati da parte dei responsabili di settore amministratori di tutti fuori bilancio riconosciuti. Al fine del raggiungimento degli obiettivi comunali sono resi necessari una serie di variazioni di assestamento che adesso vi vado ad illustrare. Entrate in conto capitale per 161.000 euro e sono così suddivise: maggiori entrate da mutuo 50.000 euro destinate alla manutenzione urgente asilo nido con Lodi, maggiori entrate da contributo statale per efficientamento energetico di edifici attribuiti per fascia demografica 90.000 euro, maggiori entrate da incassi di diritti di superficie 21 euro. Tali entrate in conto capitale verranno e sono state utilizzate per delle spese elencate successivamente in conto capitale per appunto 161.000 euro. E nello specifico, aumento di 80.000 euro per la realizzazione della nuova copertura della scuola Rodari. Tali 80.000 euro saranno appunto finanziati con una parte di 90.000 euro relativi appunto al contributo statale. Si tratta di un contributo all'interno del decreto di crescita, un contributo di tale entità verrà erogato perché apparteniamo alla fascia ad una fascia tra 10.000 e 20.000 abitanti e pertanto verranno utilizzati appunto per la conclusione dei lavori sul tetto della Rodari. 50.000 euro per manutenzione urgente dell'asilo nido, si tratta appunto di lavori che sono sopraggiunti rispetto già ai lavori già individuati precedentemente relativamente all'asilo Collodi e riguardano il cambiamento della caldaia. Aumento di 15.000 euro per la realizzazione di impianti nelle immobili di biblioteca e sono stati finanziati 10.000 euro con il contributo di efficientamento, quindi il residuo di quei 90.000 euro, e 5.000 euro per i diritti di superficie, che sono una parte di quei 21.000 euro che sono stati realizzati appunto per la vendita del diritto di superficie degli immobili di edilizia convenzionata.
16.000 euro per l'acquisto straordinario di attrezzature per le palestre. Si tratta di palestre scolastiche, quindi non di palestra al palazzetto dello sport, per intenderci. 10.000 euro sono stati, vanno a copertura e sono stati finanziati dai diritti di superficie, 6.000 euro invece da storno di fondi, e vedete nell'ultima riga spese in conto capitale, che sono appunto uno storno relativamente alla ai fondi destinati alla manutenzione per le palestre. Un aumento di 6.000 euro per l'acquisto di libri e materiale per la biblioteca, stato finanziato con i diritti di superficie. A tale proposito, questi 6.000 euro sono all'interno di un progetto che prevede poi la possibilità della restituzione di una parte di questi soldi spesi, perché il progetto regionale prevedeva che per ogni acquisto effettuato venisse restituito lo 0,50 o 0,60 per abitante, e quindi ci aspettiamo di ricevere un contributo regionale. Passiamo invece ora alle entrate correnti. Si tratta di maggiori entrate per 113.898 per iscrizione a ruolo di sanzioni del codice della strada di anni precedenti. Successivamente a tale iscrizione a ruolo è stato necessario inserire tra le spese correnti appunto l'iscrizione dell'incremento del fondo di valutazione crediti per 103.720, pari al 91% dell'importo stanziato come maggiore entrata. Maggiori entrate per 61.339 relativi a fondi regionali per il sostegno dell'infanzia, le cui spese sono già state inserite nel bilancio di previsione. Maggiori entrate per 23.100 quale contributo buoni regionali per l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia, e troverete anche tra le spese correnti, perché sono fondi che vengono destinati proprio per i servizi all'infanzia. 12.000 euro destinato al finanziamento ASLO per l'anno 2018, altre maggiori entrate di modeste entità che vi riassumo velocemente e sono 2.551 euro ICI da recupero evasione destinata agli investimenti, 4.464 TASI tributo di su servizi indivisibili, 2.500 tassa ammissione concorsi, 357 euro contributo alle agenzie fiscali 5 per 1000, 3.130 contributo regionale con la scuola infanzia privata, 6.300 rimborsi assicurativi per danni da immobili, mentre minori entrate di modesta entità per 4.992,50 si tratta di erogazioni di imprese per attività ed eventi culturali, cooperazione decentrata. Minori entrate da trasferimenti dello Stato per elezioni per 18.149, questi appunto sono minori entrate rispetto a quanto era stato previsto come rimborso dallo Stato e dalla Regione. Minori entrate per la contrazione delle entrate derivanti dalla sanzione del codice della strada, quindi 30.000 euro in meno rispetto a quanto era stato previsto. Le spese correnti, appunto, avevo già indicato il 103.720 come fondo di valutazione crediti, e poi abbiamo maggiori spese derivanti dall'aggiudicazione del project financing, e tali maggiori spese sono dovute al fatto che l'aggiudicazione ha avuto dei ritardi in seguito a dei problemi di assegnazione, e si sono quindi resi necessari, si è quindi reso necessario coprire i canoni e la manutenzione per i mesi sono rimasti scoperti, che sono scoperti appunto prima dell'aggiudicazione. A tale proposito gli uffici stanno accelerando la procedura di aggiudicazione e stanno verificando che non ci siano ulteriori variazioni da inserire rispetto a questo progetto. I 50.000 euro, i 30 più 20.000 euro sono state finanziate con l'applicazione dell'avanzo di bilancio per le spese non ripetitive. Maggiori spese derivanti da contributi, l'abbiamo già visto prima, si tratta dei buoni regionali per l'accesso ai servizi educativi,
maggiori spese derivanti dall'ufficio casa per la quota morosità sono 20.000 euro, maggiori spese necessarie per l'avvio dell'appalto di sgombero neve 15.000 euro, maggiori spese derivanti da maggiori esigenze di manutenzione ordinaria strade sono 12.000 euro, così composti, 6.000 euro sono destinati alla sistemazione di pali incidentati, mentre 6.000 euro sono necessari per l'avvio della gara della segnaletica stradale. Maggiori spese derivanti da trasferimenti a famiglie per il sostegno emergenza abitativa fa sempre parte del progetto asilo, così come erano indicate all'interno delle entrate correnti. Maggiori spese derivanti dall'attivazione di un bando per l'articolo 90 pari a 7.500 euro. Altre maggiori spese che vi elenco. Si tratta di servizi funebri, indigenti, utilizzo locale obitorio 1.500 euro, canoni demaniali 1.500 euro, manutenzione automezzi e servizi generali 5.000 euro, servizio mensa scolastica quota modalità 2.000 euro, spese postali 4.000 euro, trasferimento all'autorità di vigilanza su contratti 2.500 euro, trasferimenti straordinari a scuola materna Gianotti 3.100 euro, trasferimenti correnti a privati per fini culturali 1.000 euro. Altre minori spese per 2.500 euro, minori spese derivanti da minori esigenze per riscossione di tributi 12.000 euro e minori spese bancarie 7.000 euro. In questo caso questi 7.000 euro sono riferiti ad una gara effettuata attraverso il MEPA che è andata deserta. È stato richiesto un preventivo all'attuale gestore Unicredit che ha quindi applicato le condizioni più basse che erano state inserite nel bando e quindi si sono rilevate minori spese per 7.000 euro. Minori spese di gestione e manutenzione ordinaria cimitero 10.000 euro. La differenza, come ho detto prima, tra le entrate correnti e le spese correnti viene appunto finanziata con l'applicazione dell'avanzo libero per spese correnti non ripetitive di 50.000 euro. Grazie Assessore Lonieri per l'esposizione. Passiamo dunque alla fase dei chiarimenti. Ci sono dei chiarimenti? Prego, consigliera Mano. Grazie Assessore. Sì, Presidente, scusi. Io ringraziare l'assessore. Scusi Presidente, grazie della parola, grazie Assessore Lanieri dell'esposizione. Vabbè, un po' di folklore ci sta. Ma innanzitutto volevo chiedere una cortesia, se mi può rinfrescare la memoria sull'articolo 90 più 7.500 euro. Non lo ricordo. Articolo 90... Si tratta dello stato del sindaco. Stato del sindaco, ok. Grazie. Ho analizzato la relazione sulla salvaguardia degli equilibri e in particolare il quadro sulla composizione del risultato di amministrazione. Siamo nella fase dei chiarimenti, eh? Se sì. Questo intervento. Ah beh, no, ok. Va bene, allora. Ok. Prego, consigliere Gamba. Allora, un chiarimento. Nell'esposizione del. Nell'esposizione dell'assessore ho rilevato due passaggi. Uno, quando parla dei 50.000 euro in più per il project financing per problemi di assegnazione, che è un po' più generico rispetto a quanto c'è scritto sia nella proposta di delibera che nella relazione dei revisori dei conti. E poi soprattutto il fatto che c'erano gli uffici stanno verificando se su quello c'è ancora qualcosa
perché avevamo chiesto alla riunione dei capigruppo, dove gentilmente l'assessore era venuta, sulla questione del riscatto dei punti luce di proprietà di Enel Sole, perché nel bando di assegnazione c'è scritto che praticamente devono pagare le spese, il vincitore deve pagare le spese di le spese a disposizione dell'amministrazione, tra cui appunto i 44.000 euro che erano indicati già nella delibera 69, mi pare, di giunta, come costo per l'acquisizione dei punti luce. Ecco, se quella è rimasta la cifra o se invece non si tratta di qualche altra cifra. Grazie, consigliere Gamba. Assessore, vuole rispondere? Allora, in merito ai 50.000 euro del project, la situazione è questa. Al termine della procedura di gara, la gara è stata vinta dal secondo soggetto, quindi non dal soggetto che aveva ideato il project, ma il primo soggetto aveva diritto alla prelazione che ha esercitato, e questo ovviamente ha dilatato i tempi. E quanto quindi era stato previsto come tempi non si è potuto rispettarlo. Questo ha generato ovviamente maggiori spese, nel senso che si era immaginato di concludere con i canoni dei relativi servizi e manutenzione con giugno, e invece questo non è potuto avvenire, e pertanto è stato necessario coprire i canoni fino al mese di settembre, il momento in cui ci si aspetta che l'aggiudicazione sia effettiva. In merito invece alla ricerca, insomma, sta effettuando in questo momento l'ufficio, credo che sia proprio relativa alle fasi di aggiudicamento, quindi al fatto che stanno cercando di accelerare in modo che il primo di settembre possa partire, ma questo ovviamente, insomma, è ancora in fase di definizione, quindi non c'è la certezza in questo momento che non ci possa essere la necessità di avere una copertura maggiore con la variazione di bilancio ulteriore. Invece, in merito a quanto riferito sui 44.000, non sono in grado di rispondere, chiederò all'ufficio e mi farò spiegare se invece, insomma, esisterà questa variazione, da questa copertura da effettuare. Grazie assessore. Ci sono altre richieste e chiarimenti? Se non ci sono altre richieste e chiarimenti, passerei alla fase della discussione. Apriamo la fase della discussione. Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Novano. Chiedo scusa per prima, grazie Presidente. Avevo fretta di terminare il consiglio. Come dicevo prima, ho analizzato la relazione sulla salvaguardia degli equilibri e ho potuto notare un ricorso ad una ampissima applicazione dell'avanzo di amministrazione, questo anche dettato dalla circolare 25 dell'ottobre scorso che ha liberalizzato gli avanzi, e ho notato che la quota, cioè è stata vincolata a una cifra molto elevata, e la quota di avanzo libero è davvero ridotta. Con questo provvedimento di assestamento si va ad applicare una quota di 50.000, come diceva l'assessore Raneri, per questo problema di attivazione del contratto dell'energia di illuminazione pubblica, e riduce ulteriormente a poco più di 100.000 la quota di avanzo libero. Mi rendo conto che si tratta di una eredità che questa amministrazione si è tenuta. Però è una
è una gestione un pochino, oserei dire, un pochino azzardata, cioè da augurarsi davvero che non ci sia più necessità comunque non di ulteriori applicazioni come invece la copina, proprio per non, insomma, per una questione di sicurezza. Ho dato un'occhiata anche ai residui attivi e ho notato che c'è un elevatissimo residuo derivante dall'addizionale IRPEF rispetto al normale andamento dei residui desunti dai consuntivi precedenti, quindi chiedo di monitorare questo residuo attivo che oserei dire gonfia eccessivamente l'avanzo di amministrazione, anche perché oramai è da anni che l'addizionale IRPEF è alla massima aliquota dell'8 e quindi mi sembra alquanto così in particolare che ci sia questo residuo così elevato, ma comunque sarà sicuramente un suggerimento quello di monitorarlo molto molto attentamente. Basta, non ho... sì. Grazie consigliera Valano. Ci sono altri interventi? Prego consigliere. Allora, vista così, questa è questa è il microfono, l'ho preso apposta. Questo. Vista così, questa delibera sembra, si sente come questa, sembra un mero fatto contabile. Allora, noi ci troviamo questa sera a espletare una necessità di legge che parla di verifica degli equilibri di bilancio per gli enti locali. È una cosa che i comuni devono fare almeno ogni 6 mesi per legge e con delle scadenze anche precise, in questo caso entro il 31 luglio. E allora il problema che ci poniamo è questo. Dico, l'amministrazione ovviamente tramite il suo responsabile finanziario ha fatto le verifiche degli equilibri e ha visto che gli equilibri non c'erano. Non c'erano perché si sono dovute affrontare delle maggiori spese che non si sa bene a cosa siano dovute, o meglio si sa, e vengono camuffate nella proposta presentata al Consiglio come un ritardo nell'aggiudicazione del project financing. Io capisco che in effetti sia un ritardo del project financing, ma un ritardo che nasce e da diverse cause. Prima di tutto un ritardo nel arrivare a un bando di gara fatto in tempi non sufficientemente utili per poter arrivare in tempo, alla quale si sono aggiunti tempi ai quali si sono aggiunti ovviamente tutta una serie di difficoltà, ma anche una serie di decisioni che purtroppo sono state della vecchia amministrazione, come quella che nel corso della gara si sono cambiati i termini della gara, dove si parlava di 400.000 euro di fatturato negli ultimi 3 anni per i partecipanti, dove si parlava di attività sempre per i partecipanti in comuni sopra i 20.000 abitanti, e poi non solo perché, ovviamente chi lo sa non è qui a rispondere, si è deciso attraverso un consulente, che ovviamente ci è poi anche costato, di cambiare quei due termini e portarli dai 400 ai 280 e dai 20.000 abitanti ai 15.000 abitanti. E questo ha comportato sì dei ritardi, perché sono stati prorogati i tempi della prima scadenza, che era prevista il 5 di novembre del 2018,
sono stati portati due mesi dopo, all'8 gennaio del 2019. E poi qui si scrive ritardi nell'aggiudicazione del project financing a seguito del diritto di prelazione da parte del soggetto promotore. Allora, il soggetto promotore, dico è vero, ha aderito a quello che era il suo diritto di prelazione dopo che l'appalto era stato assegnato ad un altro partecipante e in data 8/5/2019 era stato comunicato che il vincitore era la A2A, chiedendo 15 giorni al prelatore, al promoter, se voleva aderire alla sua prelazione, cosa che il promoter ha fatto il 22 di maggio. Quindi la causa che è scritta in questo atto va esclusivamente per 14 giorni, dall'8 di maggio al 22 di maggio. Io non so quantificare i 30 più 20, i 50.000 euro se sono dovuti a quei 15 giorni, 14. Sicuramente. Se ne capita, chiedo di aggiungere le conclusioni, grazie. Sicuramente invece sono da aggiungere i due mesi del cambiamento delle condizioni di appalto che si vanno ad aggiungere al resto dei ritardi. E allora io dico, abbiate almeno il buon gusto di non contarci delle balle, di non dire che è dovuto alla prelazione da parte del promoter, almeno in delibera, cosa che poi ha tratto in inganno anche la relazione dei revisori dei conti, che hanno copiato esattamente le stesse parole. Dico, i revisori dei conti, dico, io sono un semplice consigliere, sono andato a vedermi le date, forse spettava anche a loro andare a vedere che le cause non erano tutte dei 14 giorni. Grazie consigliere Gamba. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Lore. Grazie presidente. Io ovviamente non sono un tecnico come i colleghi della controparte che sono sicuramente più competenti di me, di sicuro, questo nella mia professione nella materia di bilancio. Io mi soffermo solo su alcune cose che ho letto nella delibera e che credo che come gruppo riteniamo positive. Intanto bene che della struttura scolastica che ha fatto questo aumento di mutuo di 50.000 euro, riteniamo positivo perché sembra importante per noi il concetto per cui alla fine chi si occupa del servizio di educazione si concentri su quello, il concetto per cui si porta su quello se il comune prendersi in carico delle strutture. Bene, sempre legato appunto alla parte educativa, questi 16.000 euro in più per le palestre ad uso scolastico, per cui abbiamo sempre dei grossi problemi e sono anni che ci portiamo dietro delle problematiche da questo punto di vista, quindi bene che comunque siano stati spesi i soldi più su questo perché lo sport è proprio parte integrante dell'educazione e della cultura della nostra sia città che paese Italia. Bene anche per l'aria condizionata qui dentro, non tanto per noi, perché lo rispetto di tutti quanti noi, però possiamo soffrire, ma ci sono i nostri ragazzi, i nostri bambini che vengono a studiare e a prendere i libri qua, quindi bene. Sono anche contento di questi contributi della Regione riguardo all'accesso ai servizi educativi e sostegno all'infanzia. Mi auguro che anche la nuova giunta regionale, non sono sicuro che lo farà, faccia uno sforzo da questo punto di vista. E mi allaccio invece a una voce di cui non avevo parlato nella precedente seduta riguardo alle lezioni, soffermandomi su queste minori entrate che arrivano dallo Stato, e mi sembra abbastanza grave questa cosa, legata al fatto che è vero che ci sono state lezioni comunali, ma ci sono state anche le europee e le regionali, e quindi forse uno sforzo tutti assieme, anche con altri comuni che probabilmente sono nella stessa situazione, sarebbe il caso di farlo, perché far pesare questa cosa, perché se il comune ogni volta, visto che hanno visto l'altra volta quante erano state le spese delle nostre lezioni, secondo me sarebbe bene che la regione, il
comunque colore sia, perché evidentemente prima di un altro colore, faccia attenzione ai propri comuni che già soffrono, proprio perché abbiamo poi voci di bilancio, voci di avanzo molto strette, speriamo che diciamo, non si rabbanano di non dover ricorrere ulteriormente. Quindi grazie, poi annuncio già il nostro voto che sarà favorevole. Grazie consigliere Lavera. Ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi, devi passare alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Prego, consigliere Gamba. Beh, io non mi sono soffermato ovviamente su quegli aspetti positivi che riguardano, perché sicuramente lo fate già voi, di quelle che sono le tipologie di spese e le possibilità di spese che sono state aggiunte, ma mi fermo su un aspetto positivo invece, che è vero, da una parte ci sono delle riduzioni di contributi per le elezioni, ma dall'altra parte c'è anche un trasferimento dallo Stato, non spetterebbe a me dirlo, ma un trasferimento dallo Stato di 90.000 euro che in base al decreto crescita dà la possibilità di fare degli investimenti senza dover attingere ad altre forme di finanziamento. Comunque, in ogni caso, per quanto riguarda quindi la delibera complessivamente, per le cose che ho detto prima, perché comunque ci sono delle spese che non sono mai colpa di nessuno, no? Perché gli attori sono diversi, magari è la giunta precedente che ha trattato, magari è la centrale unica di committenza che non ha fatto le cose nei tempi, magari è l'assegnazione che è arrivata dopo 15 giorni, magari sono gli uffici che oltre a quei 15 giorni, dal 22 di maggio al 24 di giugno, hanno aspettato per fare la determina di assegnazione, infatti è stata il 24 di giugno, no? Fatto sta che alla fine ti paga sempre Pantalone, non si sa mai di chi è la colpa, non è qui che voglio andare a cercare la colpa, ma vorrei che ci fosse una possibilità per questo Consiglio di stabilire delle verifiche sui processi in maniera che si possano togliere tutti gli alibi. Quindi il nostro voto in questo caso è negativo. Grazie consigliere Gamba. Prego consigliere Manano. Grazie Presidente. Io non ho ricordato che il contributo era grazie al decreto crescita, ma ho ricordato comunque lo sblocco degli avanzi da circolare 25, quindi va bene. Anche per quanto riguarda il gruppo Lega, non assolutamente non per motivi personali, ma comunque riteniamo che questa delibera abbia sì i suoi aspetti negativi, ma molti, ripeto, ereditati, cioè i suoi aspetti positivi, ma molti, ahimè, negativi, per cui il nostro voto sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere Marano. Non ci sono altre dichiarazioni di voto? Grazie. Consigliere Marano, prego. Avevo detto che l'avevo già fatta, però era solo per dire che il decreto crescita, forse parlando di decreto concretezza, ho parlato nell'interrogazione, solo non volevo togliere nulla, quindi riconosco sia quanto è positivo che quanto è negativo. Vi rilasciamo solo il precedente consiglio, solo questo, il nostro voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Marano. Altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, direi di mettere in votazione la delibera. Allora, favorevoli alla delibera? Contrari? Astenuti? Bene. Direi che quindi la delibera viene approvata.
Bene, direi a questo punto. Sì, c'è la media disponibilità, votiamo anche le media disponibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi la delibera viene immediatamente esibita. Passiamo dunque al terzo ordine del giorno. Proposta di consiglio numero 43 del 23 luglio 2019, che ha come oggetto articolo 96 del TUEL e individuazione degli organi collegiali indispensabili. Illustro io questa proposta di consiglio. Il Presidente del Consiglio illustra l'articolo 96 del TUEL. Prevede, al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, che i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, individuino i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione dell'ente interessato. Che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia. Che anche per il corrente anno occorre individuare gli organi ritenuti indispensabili. Quindi si propone che il Consiglio Comunale deliberi di individuare, ai sensi dell'articolo 96 del TUEL, i seguenti organi collegiali attualmente costituiti presso il Comune di Piossasco tra Consiglio Comunale e la Giunta. E sono: Conferenza dei Capigruppi Consigliari, Commissione Comunale Permanente Regolamento del Consiglio Comunale e per l'aggiornamento dello Statuto Comunale, Commissione Comunale Permanente Lavoro e Attività Economiche, Commissione Comunale Permanente Cultura e Istruzione, Commissione Comunale Permanente Territorio e Ambiente, Commissione Comunale Permanente Bilancio e Patrimonio, Commissione Comunale Permanente Sport, Giovani e Associazioni, Commissione Comunale Permanente Politico Socioassistenziali e Sanitarie e Pari Opportunità, Commissione Consultiva Agricola Comunale, Commissione Elettorale Comunale, Commissione Locale per il Paesaggio, Collegio dei Revisori dei Conti, Nucleo indipendente di valutazione, Commissione Mensa, Commissione Asilo Nido, Commissione di vigilanza sulla Scuola Civica Musicale Carlo, Consulta dei cittadini sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, Commissione per le verifiche di gestione della Scuola Materna Gianotti, Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello, Commissione di emergenza abitativa. A questa proposta di consiglio è pervenuta alla Presidenza del Consiglio e agli uffici un emendamento che vi leggo integralmente. Ok, sì, c'è un... L'emendamento dice, seconda pagina, dopo l'undicesimo rigo, fine elenco commissioni, aggiungere, virgolette, commissione di garanzia e controllo. Articolo 44 del TUEL, decreto legislativo 267-2000. Abbiamo quindi il parere degli uffici in merito all'emendamento ricevuto, che vi leggo integralmente. La sottoscritta Feltrin Laura, responsabile del settore affari generali, in riferimento all'emendamento in oggetto, contenente la seguente proposta di modifica, seconda pagina dopo l'undicesimo rigo, fine elenco commissioni, aggiungere commissione di garanzia e controllo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267-2000.
Allora, l'emendamento chiaramente tecnicamente è accoglibile, quello che però io tenevo a comunicare è il fatto che probabilmente questo emendamento, l'emendamento per raggiungere questo tipo di commissione non è forse lo strumento più idoneo. Io quindi proporrei di riportare questa proposta di inserimento di questa commissione di controllo e garanzia durante la prima riunione di capigruppo o durante la commissione regolamento. Scusa, la motivazione qual è? Allora, la legge 2 dice che in base all'articolo 96 noi questa sera dobbiamo andare a decidere quali sono, il consiglio deve decidere quali sono le commissioni che ritiene utili e indispensabili per il proprio lavoro. Noi oltre alle commissioni che sono state proposte copia e incolla, se vogliamo, dalla precedente amministrazione, abbiamo pensato di aggiungere una commissione che è prevista in base all'articolo 44 del TUEL, dove parla di, è rubricata sotto il capitolo garanzia delle minoranze e controllo consigliare. Ma noi abbiamo, vorremmo suffragare questa nostra richiesta non tanto come garanzia delle minoranze, dove in effetti la legge dà la presidenza di questa commissione alla legge, alla minoranza, ma soprattutto per la verifica e il controllo che il Consiglio Comunale deve svolgere sulla gestione amministrativa. Abbiamo rilevato che molti comuni di qualsiasi situazione politica, nella capigruppo abbiamo parlato di Rivoli, possiamo parlare di Benasco, di altri comuni, che non trovo niente di scandaloso, anzi direi che è una garanzia di quello che è un compito, che è un controllo che i consiglieri possono fare. Consiglieri, un po' d'ordine per favore. Posso proseguire l'intervento? Lo consiglierei. Ma dobbiamo fare una commissione di inchiesta a questo punto. Scusate. Allora, dicevo, è un controllo che il Consiglio, nella sua interezza, maggioranza e minoranza, fa su quella che è la normale gestione. Quale occasione migliore invece di aggiungere questa commissione? Tant'è vero che nella riunione capigruppo si è detto anche presentato un emendamento, poi il fatto che venga accettato o meno ovviamente spetta sempre a voi, però il problema a nostro avviso non esiste. Allora, nella precedente consigliatura questa commissione era stata richiesta dal Consigliere Gamba, soltanto per chiarire, io probabilmente ho fatto una... Qui siamo adesso quindi nella fase dei chiarimenti. Non lo so più, esatto. Se siamo nella fase dei chiarimenti, le chiedo di aggiungere. Qual era la situazione per cui si diceva che non era accettabile? No, io non ho detto che non è accettabile. Io dico, lei ha affermato prima che la legge dice. La legge dice che si può, non ci impone di costituire quella commissione. Noi non stiamo, io personalmente, in questo momento direi, non mi sento di accogliere questo, tecnicamente l'emendamento è accoglibile, ma costituire una commissione oggi attraverso un emendamento mi sembra riduttivo per l'importanza che ha quella commissione. Quindi io dico, siccome per la commissione è di estrema importanza, e comunque andrebbe costituita solo nei casi in cui ci fossero, no?
delle condizioni tali per cui bisogna andare a fare delle verifiche sul buon funzionamento amministrativo. In questo caso non ci sono condizioni che ci impongono di costituire questa commissione. Allora io dico, perché costituire una commissione attraverso un emendamento e non discuterne in commissione regolamento o nella capigruppo, in modo tale da valutare effettivamente se la costituzione di questa commissione è giustificata oppure no. Questo, semplicemente questo. Poi è chiaro che andremo a votarla, però voglio dire, un ragionamento logico mi sembra anche condivisibile. Posso fare un'ulteriore domanda o devo fare un intervento? Non lo so, perché allora mi chiedo, noi andiamo a... Noi andiamo, per quello che ho detto, la legge dice, l'articolo 96 dice che lo facciamo a inizio di questa consigliatura e dice ogni prima di ogni esercizio finanziario, qualcosa del genere. Adesso vado a memoria, no? E noi abbiamo sempre individuato, noi e chi ci ha preceduti, ha sempre individuato delle commissioni anche particolari, come quella della vigilanza sulla scuola civica musicale Carlo Orff, quando mai era stato discusso nei capigruppo o in commissione regolamento, o la commissione sulla gestione della scuola materna. Allora, la commissione di garanzia e controllo è una commissione non tra quelle speciali se ci sono dei fatti specifici per cui si deve andare a verificare, non so, come il caso che dicevo prima sull'illuminazione, perché e per come ci sono stati dei ritardi, no? È una commissione di carattere permanente, no? Prevista in base alla legge, che resta lì e ogni qualvolta ci possono essere dei processi, non processi in senso giuridico, ma processi amministrativi da verificare, e si può riunire a questa commissione e cercare di capire come andare a modificare certi procedimenti che vengono fatti o dagli uffici o dalla stessa giunta, no? E non vedo perché non lo si possa aggiungere con le altre. Cioè, noi andiamo oggi a stabilire quali sono le altre, una commissione mensa, dividito. Dico, secondo noi questa è importante. Dico, io confesso che nella passata legislatura, quando è stata chiesta dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, dico, l'avevo anche sottovalutata, non ho nessun problema a dirlo, no? Perché in quel momento i casi così per cui veniva richiesta erano abbastanza semplici, che potevano essere visti, si era detto allora, o nella conferenza di capigruppo o in altre realtà. Ma poi con l'andare del tempo ho visto che per i 5 anni della passata legislatura, ecco, c'erano dei fatti dove le minoranze e il Consiglio completamente, ecco, era fuori da ogni conoscenza di cosa stava avvenendo. Ecco, e voglio citarne uno per tutti, il discorso della chiusura della Fondazione Cruto, dove si era riunita una volta la riunione del capigruppo e si era prospettata questa cosa della chiusura, ci eravamo dichiarati, perlomeno il nostro gruppo, disponibili a delle verifiche ulteriori per fare in maniera che non venisse a mancare quello strumento, trasformandolo e così via. La maggioranza aveva fatto delle riunioni, dato addirittura degli incarichi a dei consulenti, escludendo quello che poteva essere il contributo che la minoranza poteva dare. Noi lo vogliamo dare, questo contributo, vogliamo avere questo ruolo.
Ed è proprio per questo che oggi, senza vedere quelle che possono essere le necessità future, io dico, le andiamo a costituire. Dopodiché, dico, possiamo vedere come discutere all'interno di un regolamento, come parlare delle varie cose. Dico, però la Costituzione, secondo me, è proprio il caso di inserirla in questa delibera, che sia un semplice emendamento. Noi l'abbiamo anche presentato proprio già alla Capigruppo, lo ridiscutiamo questa sera. Io non voglio citare altri casi che riguardano la passata amministrazione, perché anche un po' per il clima che si era creato, no? Allora, vorrei citare magari dei casi che non riguardano più Sasco, dove se ci fosse stata questa commissione probabilmente non si arrivava in certe situazioni. E non lo cito in questo momento per non creare delle polemiche, perché è un caso che oggi è su tutti i telegiornali, no? Forse è passato un po' in secondo ordine per il fatto dell'assassinio, va bene. Però dico solo il nome del comune, il caso di Bibbiano, dove si è scatenata una polemica sul sindaco che non ha niente a che vedere con quello che l'opinione pubblica sta imputandogli, ma semplicemente i suoi capi d'accusa sono diversi e sono altri. Allora io dico, questa può essere sì una garanzia per le minoranze, ma soprattutto è un controllo consiliare e aggiungo, oso anche aggiungere, un aiuto per la maggioranza nei confronti proprio di una situazione che è quella del comune di Chiossasco oggi, dovuta a quello che dicevamo prima, alle risorse umane e così via. Chiudo qui. Consigliere Gamba, siamo sempre nella fase dei chiarimenti. Intervento per fatto personale. Prego. Mi spiace, ma devo chiedere che venga messo a verbale che l'assessore Davis mi ha messo il mare addosso in una discussione minima che abbiamo avuto qui. È un fatto che non può cadere in queste situazioni, in queste sale, e chiedo che venga messo a verbale che si decida di, non so, di discutere, di interrompere. Io su questa roba qua non posso transigere. Io devo constatare che appunto ero intento all'ascolto della discussione, per cui io non mi sono accorto di nulla, per cui non so, e anche qui che accanto a me non ci siamo accorti di nulla. Ma una discussione, un assessore di mettere la mia addosso non posso accettare questa questione. Non so, io veramente non so. Io sinceramente non so cosa si possa fare. Però lo mettiamo a verbale, mi sembra. Vediamo, ci sarà poi la registrazione, vedremo poi la registrazione. Si vede. Non posso appunto prendere nessun provvedimento perché non mi sono accorto dell'accaduto. Guarderemo il video e vedremo. Grazie. E assessore Beghi, se lei vuole dire qualcosa? Grazie. Prego, quindi continuiamo con la fase dei chiarimenti. Chiarimenti. Se non ci sono chiarimenti, passerei alla fase degli interventi di discussione. Prego, consigliere Galeno. Allora, ok, non lo so, funziona. No, rispetto all'emendamento, un intervento nel senso che la proposta appunto favorevolmente dell'emendamento
che l'emendamento era stato annunciato nella capigruppo dove sono intervenuto come sostituto, quindi dal consigliere Colucci e poi comunque sostenuto e presentato qui. Ben comprendendo la natura e l'importanza di valutare questa istituzione di una commissione di questo genere nel nostro comune, che oggi prevede all'interno del suo statuto e del regolamento queste funzioni di garanzia e controllo in altri contesti che ha richiamato prima il consigliere Gamba. Quindi ci sono funzioni di garanzia e controllo all'interno delle commissioni, all'interno della capigruppo e il nostro statuto, soprattutto all'interno della capigruppo il nostro statuto la riporta così. E l'articolo 44 del TUEL, se non sbaglio, dice che le forme di controllo e di garanzia e le minoranze sono regolate all'interno dello statuto. Allora, lo statuto oggi nostro non prevede questo tipo non lo vieta, ma non lo prevede. Allora, quello che io avevo detto già in capigruppo è che intanto riconoscendo l'importanza di aver votato questo emendamento in capigruppo per aprire una discussione, riconosciamo la valenza che può avere questo tipo di commissione, soprattutto in un periodo in cui sicuramente rispetto alla formazione del nostro statuto è una fase politica diversa, anche rispetto a cosa può significare la garanzia, che non è solo la commissione ispettiva, piuttosto che ispettiva una commissione speciale. No, non è una commissione speciale, appunto, quindi è una commissione di garanzia che può sovraintendere una serie di questioni. Avevo già espresso il mio dubbio in capigruppo che si potesse trattare, introdurre una commissione di questo genere senza una discussione più ampia che ne prevedesse anche le funzioni e le materie su cui interviene o meno, che si potesse fare con un emendamento portato in questo consiglio. Quindi la mia proposta sarebbe quella di assumerci l'impegno di prendere una decisione su questa commissione, rivalutando all'interno della, rivalutando la formazione di questa commissione all'interno della commissione di regolamento che abbiamo, che è un organo che può funzionare anche per queste cose, per vedere la valenza e i risvolti che questo tipo di commissione può avere, e anche per comunque consentire un confronto all'interno dei gruppi e delle forze politiche. Questo è quello che io propongo e vorrei evitare di dover bocciare oggi questo emendamento, ma vorrei avere tempo di discuterlo adeguatamente. Grazie consigliere Garello. Ci sono altre richieste di chiarimento? Prego. Quindi se non ci sono chiarimenti passiamo alla fase di intervento. No, eravamo. Ah, va bene, dai, sì. Prego, scusate, è tardi. Laura. Grazie Presidente. Ribadisco solamente al consigliere Garello che non si tratta di una commissione di indagine ma di una commissione permanente di garanzia e controllo. Ne ribadiamo la fondamentale importanza. Chiaramente non possiamo far altro che rimetterci alle vostre decisioni, ma sicuramente con il vostro no vi perdete un'occasione, perché sarebbe stato veramente un grande messaggio di apertura nei nostri confronti accettando questo emendamento. Ribadisco, non è nelle nostre intenzioni creare questa commissione per dare contro l'amministrazione, ma anzi per poter lavorare con l'amministrazione, anche nella nostra qualità di consiglieri di minoranza. Grazie. Grazie consigliera Malano, ci sono altri interventi? Ne faccio ancora uno io.
Io credo che stasera stiamo, da quello che la discussione, diciamo la piega che ha preso la discussione, stiamo forse sprecando un'opportunità. Non c'è la volontà di bocciare l'emendamento, però se andiamo a votazione questo potrebbe accadere. Io ho detto già prima, questa apertura la farei attraverso una commissione dedicata, che potrebbe essere quella della conferenza del capigruppo o quella della commissione regolamento. Se chiaramente voi avete la facoltà o di ritirare l'emendamento e quindi si può discutere questa roba qui in commissione, oppure chiaramente l'emendamento dovrà andare per forza in votazione. Dopodiché però la discussione si esaurisce. Tutto qui. Prego, consigliere Lovera. Chiedo scusa anche e ringrazio Mario Garello, perché all'ultima conferenza di capigruppo mi ha sostituito, perché ammetto di essere in vacanza, di essere venuto su quest'oggi per il consiglio. E quindi lo ringrazio per avermi sostituito e per aver preso parte all'ultima capigruppo. Mi pare non abbiamo avuto tempo di confrontarci neanche come gruppo su questa richiesta. Io adesso non so quale sia l'intenzione, appunto, come dice la Presidente, ci potrebbe essere anche l'opportunità che venga bocciato l'emendamento. Eventualmente rinnovo l'invito al Presidente, come ho fatto io ogni qualvolta che mi veniva richiesto quando ero Presidente del Consiglio, per cui se ci fossero delle tematiche per cui finché non è ancora istituita la Commissione di Garanzia, che mi pare insomma nell'area ci sia la volontà di farlo, eventualmente di convocare la conferenza di capigruppo come conferenza di garanzia, lasciando la presidenza al vicepresidente Polastri, come avevo già fatto io, mi penso sempre, sicuramente in un caso, forse in due casi, nella scorsa amministrazione. Questo è un, mi permetto di dare questo suggerimento perché è un tema che è già venuto fuori negli anni scorsi e quindi, e non essendoci stato in questi giorni, avevo piacere di dire questa cosa e basta, grazie. Grazie consigliere Lovera, ci sono altri interventi? Allora, dichiarazione di voto, passiamo alla fase di dichiarazione di voto. Prego consigliere Gamba. Ovviamente abbiamo presentato l'emendamento, quindi riteniamo che questa commissione debba essere istituita con tutte le altre. Perché mi sembra quello che viene detto oggi da parte dei due capigruppo del PD, no? Prima il capogruppo che ha partecipato alla riunione di capigruppo, che dice non è prevista dallo statuto, però ne possiamo parlare. Signore Gamba, mi permetto soltanto di ricordare che la dichiarazione di voto è sull'emendamento. Dichiarazione di voto, che non capisco perché non si possa aggiungere questa commissione, visto che la volontà sembra che ci sia, però ci si nasconde dietro il dito dicendo non è prevista dallo statuto ma ne possiamo parlare. Allora, o è prevista o non è prevista, il nostro avviso è prevista perché rientra nelle commissioni permanenti come tutte le altre. Dopodiché noi abbiamo fatto la proposta e voteremo a favore, proprio perché riteniamo che in questa fase debba essere inserita e non invece rimandata, perché il rimandare sembra proprio una volontà di non farlo. Allora la domanda è, ma di che cosa avete paura? Allora, noi voteremo a favore. Altra dichiarazione di voto sull'emendamento? Se non ci sono dichiarazioni di voto sull'emendamento, allora direi di votare l'emendamento. Allora, favorevoli all'emendamento
Contrari? Astenuti? Quindi l'emendamento viene bocciato. Direi quindi adesso di passare alla della delibera, giusto? Quindi, favorevoli alla delibera così come è stata presentata? Sì, 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 scusa, dichiarazione di voto. Gli interventi li abbiamo già fatti, eh? Dichiarazione di voto sulla delibera. Quindi favorevoli alla delibera, dichiarazione di voto. Beh, a questo punto dovrei dire che la delibera così come è stata proposta non possiamo votarla perché manca di una commissione essenziale che noi riteniamo dovesse essere inserita in questa delibera. Grazie consigliere Gamba, prego consigliere Rovera. Ribadisco, ovviamente il nostro voto sarà favorevole, ribadisco il concetto per cui questa questione della commissione di garanzia, noi oggi l'abbiamo accolta confrontandomi così rapidamente in questo momento, perché non c'è stato il tempo per noi come gruppo e come forze politiche, perché non ci siamo solo noi ovviamente in questa maggioranza, di parlarne, e quindi ci proponiamo per la prima conferenza dei capigruppo che faremo per il Consiglio di settembre, o se ce ne sarà una prima, di riportare il nostro, come si dice, il nostro parere su questo tema, che nonostante l'emendamento sia bocciato non cade lì per noi, perché ci sta, è una commissione che c'è in tanti comuni, ma non abbiamo ancora parlato tra di noi, quindi per questo motivo per cui l'abbiamo bocciato. Quindi votiamo a favore della delibera così com'è e riportiamo alla prima capigruppo possibile il tema della commissione di garanzia. Grazie. Sì, vorrei motivare anch'io la mia espressione di voto, in quanto io ritengo di aver letto attentamente più volte il regolamento, lo statuto e l'articolo del tuo che è stato citato nell'emendamento, ritengo che non ci sono le condizioni che ci impongono di istituire questa commissione oggi, ma non è detto che non si possa fare in futuro. Allora, alla luce di questi fatti qui, io dico, non posso in questo momento andare contro a quello che il regolamento praticamente prevede. Il regolamento non me lo impone, sappiamo che dobbiamo lavorare sul regolamento, sappiamo che dobbiamo istituire magari anche queste commissioni, lo faremo in una conferenza. Quindi anche per me il mio voto sarà chiaramente favorevole alla delibera così, non è niente. Passiamo quindi alla votazione della delibera. Favorevoli alla delibera? Non emendata. Favorevoli alla delibera? Okay. Contrari? Astenuti? La delibera viene praticamente, c'è anche l'immediata eseguibilità. Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, il provvedimento viene immediatamente eseguibile. Presidente, non c'è in ordine, volevamo chiedere noi come Partito Democratico una sospensione, se possibile, momentanea del Consiglio. Va bene, mi accolgo. Per quanto accaduto prima, grazie. No, penso che vada a votare però. Sì, sì, sì. Allora, votiamo la richiesta del consigliere Rovera. Chi è favorevole alla sospensione della seduta? Contrari? Astenuti? Ok, la seduta viene momentaneamente sospesa.
Presente. Lovera. Presente. Piccolo. Presente. Ventura. Presente. Siani. Presente. Zorzan. Presente. Garello. Presente. Suppo. Presente. Perone. Presente. Raduano assente. Del Pero. Presente. Gamba. Presente. Polastri. Presente. Marano. Presente. Pugnante. Ferrero. Ci assenti. Bene, abbiamo il numero legale, quindi dichiaro aperta di nuovo la seduta di questo consiglio. E prima di proseguire con i lavori, io chiaramente sono davvero dispiaciuto di quello che è accaduto qualche minuto fa. Io mi auguro che episodi del genere, anche se da questa parte non ci siamo accorti di nulla, ma mi auguro che per il rispetto e per il ruolo che ricopriamo questi fatti non possano più accadere in questa sala. Quindi vi prego veramente di tutti quanti di rientrare nel ruolo che ricoprite per rispetto dei cittadini. Grazie. Proseguiamo quindi con l'ordine del giorno. Al quarto punto abbiamo l'istituzione delle commissioni comunali in tematiche permanenti. Proposta di consiglio numero 35 del 23 luglio 2019, che prevede il progetto di istituzione delle commissioni comunali tematiche permanenti. Allora, l'articolo 18 del vigente regolamento comunale del consiglio comunale prevede, tra l'altro, 1. Il consiglio comunale per tutta la sua durata in carica costituisce al suo interno commissioni permanenti, stabilendo nel numero le competenze e la composizione numerica. Le commissioni tendenzialmente corrispondono alle aree di intervento dei vari settori funzionali dell'amministrazione. Le commissioni permanenti rappresentano con criterio proporzionale, voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi consigliari e sono nominate con votazione palese. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 43 del 30 luglio 2019 sono state individuate le seguenti commissioni permanenti. Lavoro e attività economiche. Cultura e istruzione, territorio e ambiente, bilancio e patrimonio, sport, giovani e associazioni, politiche socioassistenziali e sanitarie pari opportunità. Quindi questa amministrazione neoletta intende avvalersi delle commissioni sopra elencate, per le quali sulla base della nuova composizione del Consiglio Comunale propone la seguente ripartizione numerica e rappresentazione. Per cui il gruppo consigliare del Partito Democratico, che ha 7 consiglieri, dovrà esprimere un componente in commissione, per ogni commissione, Insieme Possibile che ha un componente per commissione, Sinistra Indipendente un numero di consiglieri, quindi un componente per commissione, Più Sasso in Comune, idem, Forza Italia un componente, Lega Salvini Piemonte un componente, Più Sasso il Movimento. Per cui vi chiederei a questo punto di dare i nominativi per comporre la commissione. No? Ah sì, sì, giusto. No. Sì, siamo di nuovo nella fase di chiarimenti. Ci sono chiarimenti? Niente. Discussione? Interventi? Niente. Dichiarazione di voto? Via avanti, quindi se non siamo dichiarazioni di voto andiamo a votare la proposta di consiglio 35. Favorevoli? Dobbiamo fare la costituzione di ogni commissione. No. Qui abbiamo praticamente identificato quelli che sono le commissioni.
le tematiche. Ok, quindi favorevoli alla proposta di consiglio, contrari, astenuti, e quindi sì, bisogna votare anche l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, la proposta viene immediatamente eseguita. Passiamo quindi al punto numero 5, che è la proposta di consiglio numero 36 del 23 luglio 2019, che prevede come oggetto la costituzione della Commissione Comunale Tematica Permanente Lavoro e Attività Economiche. Allora, in funzione di quello che abbiamo precedentemente votato, io direi allora a questo punto di esprimere i nomi dei componenti della Commissione Comunale Tematica Permanente Lavoro e Attività Economiche. Quindi, un nominativo per ogni gruppo consigliare. Chiederei a questo punto ai capigruppo di esprimere il proprio membro per questa commissione. Prego, consigliere Malà. Grazie. Per il gruppo Lega sarà Massimiliano Poniante. Grazie. Per Forza Italia Stefano Colastri. Grazie. Per il Partito Democratico Raffaella Piccolo. Prego. Per la Sinistra Indipendente Cristina Leggero. Per Insieme Posto. Scusa, ovviamente non è senza Colucci, ma Colucci tu. Sì, sì, anche per questa scrittura. Anche per questa scrittura. Tanto è l'unico. Per Insieme Possibile Ferone è uguale. In sostanza, cioè, credo che per i gruppi che hanno solo un consigliere è default così, quindi cioè, insomma, non credo che dobbiamo stare a dichiarare, no? Penso che siamo noi che abbiamo più componenti che dobbiamo. No, sono sempre. No, però effettivamente Radovan è assente, quindi mi sono permesso di dirlo come Colucci. Abbiamo solo noi tre. Sì, sì, sì. Quindi allora, la composizione così come è stata detta sarà per il Partito Democratico Piccolo Raffaella, per Insieme Possibile Ferone, per la Sinistra Indipendente Del Pero, per Sassuolo Comune Raduano, Forza Italia Polastri, Lega Salvini Piemonte Poniante, per Sassuolo Movimento Colucci. Quindi, ci sono chiarimenti? Non ci sono chiarimenti? Discussioni, interventi? Niente? Dichiarazioni di voto? Quindi viene passare direttamente alla votazione della delibera. Favorevoli, contrari, astenuti. Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari, astenuti. Perfetto, il provvedimento è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 6, proposta di consiglio numero 38, costituzione della Commissione Comunale Tematica Permanente Cultura e Istruzioni. Analogicamente a quanto abbiamo fatto precedentemente, chiederei di nuovo al capigruppo di esprimere il proprio nominativo. Soprattutto sì, Partito Democratico. Partito Democratico propone Michele Siani. Stefano Polastri. Italia, sì. Lega Malano.
il resto direi di analogamente alla precedente. Ok, chiarimenti, discussione, dichiarazione di voto, per cui direi di votare la delibera. Favore, favorevoli, contrari, astenuti, anche questa delibera dobbiamo votare l'immediata esigibilità. Favorevoli, contrari, astenuti, la delibera viene immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 7. Proposta di consiglio numero 41, costituzione commissione comunale tematica permanente territorio e ambiente. Analogamente a quello abbiamo dei precedenti, chiedo di nuovo di esprimere i nominativi. Vado io, Partito Democratico, Mario Garello. Forza Italia, Gamba Claudio. Gruppo Lega, Pognante. Sì, il resto. Ok, perfetto, quindi votiamo. Chiarimenti? Ci sono chiarimenti? No, discussione, dichiarazione di voto. Quindi andiamo direttamente alla votazione della delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche e questo provvedimento va votato all'immediata esigibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il provvedimento viene immediatamente eseguito. Punto numero 8, proposta di consiglio numero 37, costituzione della Commissione Comunale Tematica Permanente, bilancio e patrimonio. Anche qui analogamente a quanto prima, Partito Democratico. Propone il governo Fulvio. Forza Italia. Lega Claudio. Lega Salvini. Malato. Chiarimenti, discussione, dichiarazione di voto, quindi passiamo in votazione, la proposta del Consiglio, favorevoli, contrari, astenuti, votiamo anche l'immediata esigibilità, favorevoli, contrari, astenuti, okay. Il provvedimento viene immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 9, proposta di consiglio numero 40, costituzione commissione comunale tematica permanente, sport, giovani e associazioni. Andavamente a quanto prima? Chiara Zorza. Partito Democratico, Chiara Zorza. Forza Italia, Stefano Colastri. Lega, Massimiliano Pognante. Grazie. Chiarimenti, discussione, dichiarazione di voto, okay, andiamo direttamente alla votazione, favorevoli, contrari, astenuti, votiamo anche l'immediata esigibilità, favorevoli, contrari, astenuti, presente provvedimento viene immediatamente eseguito. Punto numero 10. Proposta di consiglio numero 39, costituzione della commissione comunale tematica permanente, politiche socioassistenziali e sanitarie, pari opportunità. Proponiamo il consigliere Giupino Suppo. Per Forza Italia, Gamba Claudio. Lega, Patrizia Marano. Grazie. Chiarimenti, discussione. Dichiarazione di voto, votiamo la proposta del Consiglio, favorevoli, contrari,
Astenuti? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il provvedimento viene immediatamente eseguito. Punto numero 11, proposta di consiglio numero 34, commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste. Sì, qui bisogna praticamente nominare due consiglieri, uno per la maggioranza e uno per la minoranza. Allora, per la minoranza Massimiliano Cognante. Per la maggioranza Michele Siani. Grazie. Chiarimenti, discussione, dichiarazione di voto. Quindi votiamo la proposta di consiglio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dobbiamo anche qui votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok, provvedimento viene immediatamente eseguito. Punto numero 12. Proposta di consiglio numero 46. Progetto servizio di asilo nido, nomina componenti consiglieri comunali in seno alla commissione di gestione e partecipazione. Per la minoranza Stefano Polastri. Per la maggioranza Raffaella Piccolo. Grazie. Chiarimenti, discussione, dichiarazione di voto. Quindi votiamo la proposta di consiglio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche qui l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il provvedimento viene immediatamente eseguibile. Punto numero 13, proposta di consiglio numero 45. Progetto Scuola Civica Musicale Carlo Orff, nomina componenti consiglieri comunali in seno alla commissione di vigilanza di cui l'articolo 11 del regolamento. Noi proponiamo per la maggioranza Ferone Gianni. Di voto, quindi votiamo la proposta di consiglio.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Chiamo anche qui l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il provvedimento viene immediatamente eseguibile. Siamo al punto numero 14. Proposta di consiglio numero 47, che ha come oggetto giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, designazione dei componenti della commissione preposta alla produzione degli elenchi. Anche qui ci sono due consiglieri, uno per la maggioranza e uno per la minoranza. Giudici popolari, questa è la giustizia. Sì, esatto. Allora, per la minoranza Francesco Colucci. Per la maggioranza lo era. Chiarimenti, discussione e dichiarazione di voto, quindi andiamo a votare la proposta di consiglio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo anche la schermata. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il provvedimento viene immediatamente eseguito. Ultimo punto, numero 15, proposta numero 44, nomina dei componenti di competenza del Consiglio Comunale in seno alla Commissione Emergenza Abitativa. Anche qui ci sono due consiglieri, uno per la minoranza e uno per la maggioranza. Allora, per la minoranza Patrizia Malano. Per la maggioranza Suppo. Grazie. Chiarimenti, discussione, dichiarazione di voto. Andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Stiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il provvedimento è immediatamente eseguibile. Bene, sono le 23:44 e direi che allora dichiaro chiusa la seduta di questo Consiglio Comunale. Grazie.